Tra marzo e aprile sono state accertate 2.569 violazioni dei limiti di velocità e rilevati 16 incidenti stradali, numeri in continua crescita che sono stati presi in considerazione dai rappresentanti delle forze dell'ordine e delle polizie locali in prefettura. Occasione anche per presentare il nuovo applicativo Jace, voluto dal Ministero dell'Interno. Un nuovo programma pensato dal Ministro dell'Interno per andare a omogenizzare la raccolta dati in ordine al fenomeno dell'infortunistica stradale per monitorare appunto quelli che sono che l'andamento del fenomeno infortunistico nella provincia e quindi intraprendere delle azioni preventive volte a ridurre, a scongiurare in sostanza il ripetersi di incidenti stradali. Durante l'incontro si è parlato anche delle prospettive legate alla circolazione stradale dei monopattini elettrici, soprattutto a seguito dell'incidente mortale di 2 giorni fa in Viale Dante. Le prospettive future, ancora è un po' prematuro prevedere se ci sarà o meno un'obbligatorietà, per esempio, del casco anche per i conducenti di età superiore ai 18 anni. Questo lo saprà dire il legislatore, però intanto abbiamo una buona base di partenza che sono le nuove norme introdotte con la legge del 2021 e adesso noi ci adegueremo a queste. I minori non possono prendere un monopattino se non hanno il casco, non possono andare in due, e quindi anche un invito alle famiglie a monitorare e a far sì che il sistema della sicurezza non sia deputato solamente alle forze dell'ordine piuttosto che alla polizia locale.